Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Crazy Adventure. Ragazzi, sono qui lontano da casa, precisamente nel deserto, perché appunto ho trovato una robettina interessante, ovvero guardate qui ci sono gli Sand Golem. Questi robi qui quando li uccido mi... Non ci credo, vabbè, c'è una possibilità minima del 4% che ci droppino le Desert Shell, ovvero questa robettina che mi ha appena droppato, e giuro ragazzi, non ci sto nemmeno credendo. Praticamente mi serve perché devo creare, oh mio Dio, intanto qui è vero, spawnano queste cose qui bruttissimi. Comunque, devo creare il Troll Idol, o Idol, non so sinceramente come si possa pronunciare, che è una cosa fighissima, che almeno penso sia figa, e vi farò vedere di preciso dopo. Come si può vedere, per il crafting servono semplicemente due stick, la Moon Dust, che comunque abbiamo, i Desert Shell che abbiamo appena trovato, ma comunque vorrei rimanere qui un attimo a farmarli perché ne vorrei un pochettino di più, uno sinceramente non mi basta. E poi Ramered Hide, che sono praticamente quei mob strani che avevano la faccia con tipo a martello, si potrebbe anche dire così in effetti, che ho visto che spawnano tipo nella savana, quindi magari dopo andiamo nella savana. Intanto però vorrei farmare un altro pochettino di questi qui, perché comunque, come già detto, vorrei averne più di uno di questi aggeggi. Tra l'altro savana che sta qui, sul serio ragazzi, sul serio. Oh, è anche robettina di diamante, ok. Cioè, io non ci sto credendo che veramente, non c'avevo, giuro, non ci avevo fatto caso. Perché, tra l'altro, ma è circondato da savana. E vabbè, buono. Intanto qui c'è un altro Lucky Block. Oltretutto, ragazzi, con i cosi a testa a martello, Dio mio, cos'ha questo? Ha un cappello, penso. Ci va anche di stralusso, perché praticamente quei robettini lì si possono uccidere soltanto a livello di combattimento 12, e per fortuna ne abbiamo 14. Comunque no, non penso siano tipo cappelli veramente questi qui, perché sono strani, ragazzi, hanno tipo... Veramente, un cappello può anche darsi che sia fatto così, ma perché ci dovrebbe essere anche un altro che ce l'ha uguale identico? Sinceramente la cosa mi risulta un po' strana. Cos'è questa roba qui, veramente? Non è un cappello, però io vabbè, lo uccido. Ah no, invece cappello sbloccato, ok. Era un tipo di cappello e casualmente c'erano due addirittura cavalli che c'avevano uguale. Beh, strana come cosa, molto strana. Però non li sto trovando, forse magari spawnano a una determinata ora del giorno o appunto della notte, come magari anche gli altri. Sinceramente non ci ho fatto caso, nella wiki non c'è scritto niente, quindi io non posso fare altro che rimanere qui a girare e sperare in bene. Il Lucky Block non riesco a resistere proprio, li devo aprire per forza. Carne marcia, devo dire, un ottimo loot, ragazzi, non aspettavo altro. E comunque no, vedo che non stanno spawnando questi cosettini qui. Il fatto è che veramente mi basta trovarne pochissimi, perché la percentuale di drop di questi perlomeno è abbastanza alta. Infatti dovrebbe essere circa del 25% che mi droppino la pelle, che poi non so nemmeno quanti me ne droppino, magari me ne droppano pure più pezzi, quindi va abbastanza di lusso. Il problema appunto è trovarli, quindi non lo so. Niente di niente, tutto il tempo che faccio avanti e indietro e non ne ho visto nemmeno uno. Ma proprio incredibile come cosa, e non dovrebbe essere rari, quindi non capisco. E mamma mia, se ne trova finalmente uno solo dopo 20.000 anni. Io non lo so veramente come cavolo sia possibile, e non mi dà nemmeno niente, giustamente. Non so quanto ci ho messo per trovarlo, veramente tantissimo. Forse questo è il momento in cui spawnano, e quindi dovrebbe andarmi veramente bene per questa cosa. Però devo assolutamente cercarne altri, perché uno e non mi ha dato nemmeno quello che mi interessava. Non va affatto bene. Beh, ok, intanto ho trovato altri di questi tipi qui, che magari potrebbe essere interessante. Guardate un pochettino, sono proprio ostili, attaccano proprio tutti. Anche quelli che sono ostili contro di me. E poi ci sono altri questi qui che sinceramente non so cosa siano e non li ho mai nemmeno uccisi a quanto pare. Hanno tipo repellenza all'acqua e al fuoco, mi sembra, oppure non prendono danno, non so cosa voglia dire quel simbolo lì. E interessante, prima di tanto si trovano anche mob nuovi, quindi ci sta sempre. Soprattutto perché magari droppano cose strane, chi lo sa. Beh, ok, si è capito che questi qui non sono molto rari, sembrano più rari gli altri, anche se questi qui magari droppano poche cose, però ce ne sono tanti, e gli altri droppano tanto, però ce ne sono pochi. Probabilmente così, sinceramente non lo so. Ok, ne vedo uno in lontananza. Ci siamo, speriamo che almeno questo mi droppi qualcosa, così almeno faccio subito vedere il drop. E madonna mia, che spinta che mi ha dato. Beh, io lo posso anche uccidere con le armi volendo, nel senso, non è che sia un grosso problema. Però un colpo solo e muore. Vediamo se stavolta mi dà la pelle. E sembrerebbe di no. Cioè, col 25% di probabilità non prendo nulla, e prima col 4% mi sono preso l'altro oggettino. Cioè, sul serio. Prego, almeno te dammi le cose, proprio ti supplico tantissimo. Vediamo. Ma non è possibile! Non è possibile che non mi droppino un cavolo, veramente! Io piuttosto ci sto a 20 anni, ma ne voglio non 4 pezzi, ne voglio ben 8 di pezzi. Perché voglio fare 2 troll idol. Io veramente piuttosto rimango qui tutto il giorno a farmare. Vabbè, comunque io continuo a cercare e spero assolutamente di trovare tutto quello che mi serve. Perché se no finisce veramente, veramente male.
Comunque, missione compiuta, finalmente posso tornare a casa. Infatti ho ben 9 pezzi di pelle e 2 desert shell. Ne ho 9 di pezzi di pelle perché sinceramente quando avevo finito di trovarli, cioè di cercarli appunto, non ho trovato un altro. Ho detto, boh, già che ci sono lo uccido. E quindi niente, ne ho un pezzo in più che non userò mai nella vita, mi sa. Allora, per fare il tutto servivano, se non sbaglio, degli stick di preciso 4. Mi sembra una roba simile. La Moon Dust, che se non sbaglio tengo qua dentro da qualche parte. Ok, quella qua mi sono suonato 2 pezzi. Quindi tipo uno lo rimetto qua dentro. E in teoria abbiamo già tutto, perché dovrebbe essere tipo fatto così, con la pelle messa in modo così laterale e il desert shell qua. E così abbiamo i nostri 2 troll cosi qua. Sinceramente non so come possono funzionare. Tanto volevo posare anche tipo le cosettine che ho trovato, perché non è male. Cioè tipo le butto a random così. Si leva la pioggia perché è fastidiosa. E ci liberiamo anche l'inventario, perché ce l'ho pieno veramente di schifezze. Ok, a questo punto, siccome sto roba qui non so se fa casino, distrugge il mondo o veramente non ne ho la minima idea, mi hanno tolto tantissimo da casa. E poi proviamo a farlo spawnare. Ok, questo qui sembra un buon posto. Allora, da quello che ho capito, basta semplicemente cliccare col destro e spona. Questa roba qui cosa sarebbe? Sarebbe praticamente un boss che appunto io vado a uccidere e come tutti i boss mi droppano le cose. Quindi eccolo qui ragazzi, come si può vedere mi ha appena colpito e mi ha fatto 1 di danno, King of Trolls. Ah ok, interessante. E io ho una spada ragazzi della madonna. Oddio, mi fa saltare in aria, però ragazzi in questo momento io dovrei essere morto, ma per fortuna c'ho la mia bellissima armatura che ovviamente non tiene il confronto. Detto questo, mi droppa diamanti e attenzione, un'arma, 15 diamanti oltretutto. E se non sbaglio anche una melo P, perché non so se ce l'avevo, penso forse sia a questo punto, perché stai in un punto abbastanza strano e per te non l'ho vista. Poi ci dà la statua e di soldi non è che ci sia tantissimo. Vediamo un attimo però quest'arma qui, perché magari è interessante. Ah, non spara. Probabilmente perché questa roba qui usa non questi pallettoni che ho io, ma quelli che ho a casa. Vabbè, comunque ci sta. Detto questo, ne abbiamo anche un altro. Purtroppo ragazzi sono veramente difficilissimi da fare. Io avrei voluto portarmene veramente tanti, molti più di 2, però veramente è un casino assurdo. Magari off camera nell'arco di questi giorni mi farmo qualcosa e poi ve lo faccio anche vedere. Detto questo, proviamo l'ultimo. E io devo provare ancora questa spara qui per bene. Vediamo un attimo quanto fa ragazzi. Così l'ho levato 130, l'ho levato, è tantissimo ragazzi, anche se così mi levo mezzo cuore io. Comunque mangio e poi lo distruggo tipo instant, perché ragazzi veramente non c'ha senso starci a perdere tempo. Noi siamo comunque, oddio, però oddio mi sta tenendo un pochettino testa. Dove è finito lui? Eccolo qui. Ragazzi cerchiamo di disintegrarlo, mi lancia in aria tipo in un modo assurdo. Se non avessi l'armatura mi avrebbe sicuramente ucciso. Anzi no, mi sta facendo male ragazzi, mi sta facendo veramente male. Cioè, e poi c'è, no aspetta, c'è anche la vespa. Cioè la vespa è un problema. Dovrei tipo prima uccidere questa qui, perché potrebbe veramente crearmi problemi. Ok, colpita. Soltanto un colpo pieno e perfetto, la vespa se ne va. Ora manca soltanto il troll, che non so, oh, eccolo qui, eccolo qui. Madonna, ma guardate quanto sono in alto, quanto sono andato all'alto, 50 blocchi. Questa era morte sicura. Ok, comunque abbiamo ucciso anche lui, perfetto. Vediamo stavolta cosa cavolo ci ha droppato. Come al solito, diamanti e un'altra arma. Come si può vedere ragazzi, questo coso qui è interessante, perché non è che droppa soltanto un'arma, ma ogni volta potrebbe droppare una cosa differente, ovviamente di quelle che lui può droppare. Se c'è lo sfiga ridroppava la solita cosa. Comunque questo qui c'ha 8 di range damage, fast speed e 2500 usi, mentre quest'altro 13 di range damage, veramente lento, very strong knockback, 700 usi. Allora io di interessante c'ho il tipo il cannemuzze, che fa ben 20 di range damage, sempre un knockback altissimo. Però questo qui invece che essere lento, come questo qui è veramente lento, questo qui è estremamente lento, quello che usavo io. Comunque proviamo l'arma. Ok, non me la fa usare semplicemente perché probabilmente non usava anche questa qui, questi pallettoni. E già questa è una cosa parecchio negativa. Quindi andiamo a casa e vediamo un attimo se appunto possiamo testare queste armi oppure no. Sempre se usano quelle cose che penso io, se no veramente le butto nel magazzino e chi se ne frega. Allora le statue le butto a caso qua dentro, i diamanti li metto in questa cesta che tanto prima o poi le andrò a utilizzare. E riguardo appunto alle cose lanciabili, ci sono le granate, il metaslug che è tipo un proiettile, e poi il cannonball che boh, io spero sia una di queste le munizioni che vanno a usare queste armi, non ne ho la minima idea. Prima di tutto però vorrei provare questa qua appunto, vediamo se funziona. Sì, ok, questa qui, ah, è lanciagranate questo. Guardate che figo. E non è lento, questo qui è interessante perché le granate comunque esplodendo fanno danno. E quindi anche se un coso così, quanto è che fa? Beh, fa 8, 8 in effetti è pochino. Comunque fa anche danno l'esplosione, infatti andiamo un attimo qui a vedere. Oh, ok, ho appena finito le granate, non si può vedere. Vediamo un attimo questo.
Ok, ha sparato, ha fatto 13. Ah, e sta usando il metaslug questo qui. Le cartucce, vabbè, una cosa onesta, diciamo. Vediamo, di danno fa effettivamente 13, quello che appunto c'è scritto. Fa un po' schifo se consideriamo che questo qua, appunto il Demolisher, fa 20 di danno. E guardate un pochettino che in verità non fa 20 perché fa 40, già che lancia più colpi insieme. E intanto la mia principessa mi sta seguendo. Ragazzi, ho dovuto, guarda la principessa, mi avete consigliato veramente tantissimi nomi e lo apprezzo molto. Però bisogna ancora vedere se la possiamo rinominare oppure se è una cosa soltanto simbolica al nome. Quindi magari, ecco, facciamola entrare in casa. Se vuole entrare, no, non vuole entrare, a quanto pare vuole rimanere in giardino, vabbè, poco male. Comunque ragazzi, vi do un piccolo spoiler del prossimo episodio. Andremo a fare una base, ma una base in un posto molto particolare. Non so ancora se è fattibile. So che in passato avevo provato in diverse situazioni e c'ero riuscito. Bisogna vedere se ci riesco anche in questo mondo. Detto questo, comunque, spero che questo video leggissimo vi sia piaciuto. E quindi ciao a tutti.